trovare una macchina abbandonata così importante non è da tutti i giorni. E questo, pur, se vogliamo, peccando di presunzione, dico che è un po' il frutto della mia passione, voglio dire, la fortuna, trovare un portelaio 004 mi sembrava quasi doveroso, insomma. C'era a Vittorio Veneto una carrozzeria in cui c'era fuori, abbandonata in un angolo del cortile, sta macchina che somigliava a un Porsche. Io l'avevo all'epoca, un 356 più recente, però la stessa forma. E la guardavo, anzi, entravo, la guardavo e dico: guarda qua, un artigiano ha voluto fare una macchina a mano che somigliasse a un Porsche. Passano gli anni e dico: ma potrei anche portarla a casa lì abbandonata, i vetri rotti, i ragazzini che ci giocavano sopra, nasceva l'erba all'interno. E il proprietario dice: guardi, io non gliela posso dare perché non è mia, è stata abbandonata tanti anni fa da qualcuno, adesso non ricordo se mi ha detto anche da chi. Passano gli anni, io insisto e lui dice a un certo punto, beh, dice: facciamo finta che me l'abbiano portata via e gliela do. L'ho pagata 250.000 lire, ricordo, e l'ho portata a casa. La macchina è rimasta ferma sotto un capannoncino per 10 anni. Poi un giorno al museo Porsche vedo una macchina che ha le stesse caratteristiche della mia, perché ci sono dei particolari sulle porte che sono uniche su quella macchina. E da lì nasce la convinzione che quella macchina è una delle prime Porsche. E ora faccio delle ricerche insieme con la Porsche, ho dei rapporti, quelle lettere famose tra me e Porsche, che loro vogliono sapere il numero di telaio. Non avevano neanche un traduttore serio, perché è scritto in un italiano maccheronico: li graziamo ancora CH per la sua vita e speriamo che lei e tutta la gruppa è stata contenta. Qua siamo nel 79. Praticamente il numero 4 non è la prima, però l'1 non c'è più, il 2 è sparito anche quello. C'è il numero 3, però è una macchina che è partita da Gmund, dove sono nate quelle macchine, in Austria. È stata mandata in Svizzera per fare una carrozzeria fuori serie e quindi immatricolata un anno dopo la mia. La mia era immatricolata nel 48, quella nel 49, quindi la mia, in teoria, era la macchina, il Porsche più vecchia al mondo. Siamo risaliti attraverso proprio uno studio della vernice, degli interni, in modo da farla il più possibile uguale a quando è nata, perché negli anni certe modifiche erano state fatte, quindi abbiamo ripristinata nel modo in cui era nata. Il signor Wolfgang Porsche, che è uno degli ultimi eredi della casa Porsche, ha voluto, è venuto a sapere attraverso un amico mio di Vienna, che io avevo sta macchina e la voleva lui. Forse loro avevano un po' sottovalutato, mi avevano un po' sottovalutato, e quando c'è stato da concludere con il prezzo, mi avevano detto che per ricostruire la macchina come fosse andata bene per loro si doveva spendere una cifra enorme. Cooper! Ma lo dicevano senz'altro per convincermi di abbassare il prezzo. E da allora io mi sono arrabbiato e ho detto al signor Porsche: lei si tiene i suoi soldi e io mi tengo la sua macchina. Poi sai, nella vita bisogna anche cedere qualche volta, e io ho dovuto cedere al vil denaro, come si suol dire, perché in effetti ho avuto anche dei problemi miei personali, così, e quindi sono stato costretto un po' anche a venderla. Ma sai, a un certo punto non è che mi si malpenta, mi dispiace un po', però nella vita, quando si è presa la decisione, deve essere quella.